no, io non sono giornalista. Scusi, io posso, per esempio, col telefonino posso fare riprese dal pubblico? In base a che cosa? Mi scusi, privacy, ma questa è una seduta pubblica, quale privacy, scusi? A privacy. Ma non è che sto, non è che siamo a casa sua, Non è che siamo, comunque, va bene. Lei mi impedisce di riprendere, va bene. Ma io sto riprendendo il silenzio. E sospendiamo i giornalisti allora. Quindi va bene, non faccio riprese. Comunque lei mi impedisce di fare le riprese. Grazie. Situazione qui dell'eliminazione dei chioschi pubblici sulle spiagge libere. Si vuole smantellare l'illegalità, ma l'illegalità non sono i chioschi, sono chi li gestiva. Quindi i chioschi sono manufatti che sono costati alla cittadinanza ed erano dei servizi per il pubblico. Smantellare i chioschi non ha nessun senso. Bisognerebbe farli gestire legalmente a chi può farlo, a chi deve farlo. Smantellare significa solo danneggiare un servizio per la cittadinanza. Se vengo al mare devo portarmi l'ombrellone, la sdraietta. E poi se io voglio un bicchiere d'acqua o un caffè, da chi vado? Questa sezione del lungomare non ha punti di ristoro o bar, quindi sono costretto ad andare nei stabilimenti che sono gestiti dai concessionari. Thank you.
Buonasera, Stefano Albertini, ex affidatario della Episurf. Siamo qui a vedere, come dire, a guardare il chiosco magico di questa spiaggia e di questo quartiere meraviglioso che il comune, il municipio, illegittimamente abbatterà. Bisognerebbe avere un pochino di coerenza politica, il comune dovrebbe dar spazio a quello che è stata la determina dirigenziale del prefetto Urbiani la 1248, dove, nella quale si evince in modo netto che il comune, il municipio dal 1999 non pagando più il bene concessorio è illegittimato nel fare qualsiasi tipo di azione demolitoria. Questo risulta essere un abuso di potere e un abuso d'ufficio. Thank you.